Presidente Marsiglio, il potenziamento dell'infrastruttura dell'interporto di Manoppello passa attraverso la definizione del binario ferroviario, quindi l'adeguamento del binario ferroviario agli standard europei. È un'opera molto importante, diamo un salto di qualità per l'interporto di Manoppello che già sta crescendo in questi anni, ma da questa opera riceverà un impulso decisivo per moltiplicare, raddoppiare letteralmente la sua capacità di carico di merci e di movimentazione dei vagoni ferroviari. Si fa un nuovo binario, si allungano le banchine di quelli esistenti fino a 750 metri, che è lo standard europeo dei treni merci. Questo consente quindi di avere una possibilità in più di crescita e di movimentazione delle merci, non solo per l'interporto, naturalmente tutto l'indotto, tutte le industrie che lavorano in Abruzzo e anche fuori dell'Abruzzo sanno di poter avere qui in questa sede una piattaforma logistica fondamentale da cui smistare le merci e movimentarle attraverso la ferrovia. In più con il Comune si stanno completando i lavori, sono rimasti fermi per 15 anni da quando venne realizzato l'interporto, non si sono mai fatti i lavori di adeguamento del collegamento stradale, in particolare dal casello autostradale. Abbiamo sbloccato questi fondi che erano rimasti fermi, restituiti quindi nella disponibilità del Comune che sta completando queste opere. Le opere stradali sono già in corso e nel prossimo anno verranno completate anche queste. Intanto l'apertura del cantiere, ringrazio il commissario Miccio e la ditta Strever che ha vinto la gara per la velocità, la competenza con cui anche questa gara è andata in porto nei tempi stabiliti. Ricordo che questi 10 milioni di investimento sono gestiti dalla ZES ma con i fondi del PNRR e quindi con tempistiche molto stringenti, ed è importante far vedere che l'Abruzzo è in grado di rispettare queste tempistiche e che i fondi del PNRR li stiamo spendendo e spendendo fruttuosamente per interventi che saranno un volano economico importante per tutta la regione. Presidente, col treno per Roma, lei ha detto ci colleghiamo sempre di più col resto del mondo, adesso che valenza ha questa nuova infrastruttura anche in termini di economia, cosa può rappresentare? Una cosa molto importante, perché i treni merci camminano prevalentemente lungo la linea adriatica che sta qui a pochi chilometri di distanza, quindi avere a metà della penisola, tra sud e nord, un centro logistico di smistamento merci su ferrovia così importante e attrezzato può diventare un centro propulsore che attira le compagnie cargo da tutta Europa, non soltanto dall'Italia, e difatti già oggi questi treni che vengono qui allestiti, i vagoni che vengono qui allestiti, viaggiano verso il nord Italia e attraverso il nord Italia anche raggiungono la Germania, la Danimarca, la Polonia, insomma c'è una grande potenzialità per questo centro che stiamo sviluppando, e l'occasione dei fondi del PNRR è stata davvero preziosa. Abbiamo insieme al commissario Miccio individuato quali erano le opere necessarie per fare in modo che le piattaforme logistiche come questa dell'interporto di Manoppello, fino ad oggi che hanno stentato a crescere, a sviluppare fino pienamente le proprie potenzialità, che cosa serviva per metterle davvero al passo con le necessità delle industrie. Abbiamo individuato appunto questo intervento del raddoppio del binario, dell'allungamento delle banchine e delle aste di manovra che consentiranno di movimentare molte più merci e di farlo in maniera più economica, più veloce e anche più sicura.